Un anno fa Vladimir Putin ha annunciato l'annessione alla Federazione Russa delle quattro regioni ucraine parzialmente occupate, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. E oggi, a distanza di 12 mesi, lo zar di Mosca celebra l'evento definendolo storico e si congratula con le popolazioni locali per la scelta di stare con la loro patria. In realtà le annessioni dichiarate dopo referendum tenuti sotto minaccia sono illegali e non riconosciute dalla comunità internazionale. 584 i giorni di guerra. Nella notte gli invasori hanno insistito nel bombardare i porti del sud dell'Ucraina, provando così a distruggere le infrastrutture per l'export di grano. La difesa aerea di Kiev ha abbattuto 30 droni lanciati dai russi nelle regioni di Odessa, Mykolaiv e Vinnytsia. Durante gli attacchi notturni russi, la Romania riferisce di un sospetto sconfinamento di droni di Mosca. E la Romania è paese membro della NATO. Dall'altra parte del confine, i russi affermano di aver abbattuto 9 droni ucraini nella regione di Belgorod. A proposito dei 130.000 neocoscritti per la campagna d'autunno, il Cremlino potrebbe chiamare alle armi anche cittadini residenti nelle quattro regioni annesse, e chissà se sono felici. Infine, la Svizzera, paese storicamente neutrale, stanzia 100 milioni di euro per lo sminamento in Ucraina.